Pyros, il fuoco della cultura. Solo su Webradio senza barcode. Novità editoriali, presentazioni, autori emergenti e non. Conduce Sheila Bobba. Bentornati a Pyros, il fuoco della cultura, sulla web radio senza barcode. Bentornati in questo spazio speciale Casa Sanremo Writers 2024 con il gruppo SBS Comunicazione Edizione. C'è anche Silvia Frangipane. Ciao Silvia, bentornata. Buongiorno Sheila, grazie mille e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Noi ormai ti conosciamo come artista 365 gradi, ma veramente la tua carriera abbraccia un ventaglio incredibile di discipline artistiche, dalla musica alla poesia al teatro. Ma cosa ti ispira a muoverti tra tutte queste sfere così variegate, Silvia? Ma guarda, non saprei neanche io rispondere in realtà. Diciamo che sento l'esigenza di esprimere delle cose e a seconda delle cose che devo esprimere mi viene più naturale farlo con la poesia, con la musica, con lo spettacolo. È una declinazione diversa di una comunicazione emotiva che desidero fare. Io di Silvia apprezzo e sono affascinata dalla sua eleganza, dalla sua delicatezza. Delicatezza che non è fragilità, ma è forza. Una forza gestita in maniera elegante. Così penso a te, così ti descrivo. E penso al tuo primo libro di poesie, che sono poesie da sapore antico e fresco, con una rima, insomma, veramente interessante e diversa nella sua tradizionalità, se vogliamo, ma così tanto diversa. Ecco, come questa raccolta riflette la tua visione artistica? Dunque, sicuramente la scrittura della poesia è un momento molto intimo, perché avviene tutto nel momento in cui uno l'ha scritto, diversamente da uno spettacolo in cui c'è una creazione precedente e poi comunque lo spettacolo vive della comunicazione con il pubblico, quindi dell'energia che si viene a creare nei due sensi. In un libro, secondo me, sia di poesia o di prosa, comunque lo scrittore o il poeta affida alle pagine un suo momento, una sua emozione, quindi è una cosa molto particolare, molto intima. E secondo me, visto che adesso sto anche dall'altra parte, avendo pubblicato questo libro, praticamente quando uno scrive è un po' una sensazione molto simile a quando uno legge una cosa splendida ed entra in un altro mondo e vorrebbe che non finisse il libro. Quindi io penso che si entra un po' in una situazione di sospensione emotiva, e io ho cercato di essere da una parte lucida e quindi anche molto dura, anche con me stessa, e però anche comprensiva. Sono tutte rime che guardano intorno a me e dentro di me. Io voglio ricordare che Silvia, nel suo essere artista veramente più che completa, appare, oltre che come autrice, anche come un'altra cosa, un'altra parte di se stessa. Nella nostra rivista Senza Barcode Offline, nel numero 4 speciale Go to Fly Christmas, ecco, hai ricevuto il premio di Terza Pagina Magazine anche per qualcos'altro, nel Roma Videoclip. Ci vuoi parlare di questo premio e di questa esperienza? Certo, volentieri. Io sono stata contentissima. Io ho scritto un album 2 anni fa, è uscito un album che poi ho pubblicato sotto forma di CD e di vinile, di brani di cui ho scritto la musica e le parole, e le parole sono in francese. Per cui quando mi è terminato l'album, quando ho deciso di fare i videoclip, ho scelto il fumetto come forma espressiva, perché ritengo che tutte le persone, indipendentemente dalla cultura e dall'età, riescano, vedendo un fumetto, ad entrare in una storia, anche se non capiscono le parole.
E così ho iniziato una collaborazione con una bravissima vignettista e un montatore, Misa Lioci e Antonello Toti, e ho iniziato a creare questi videoclip a fumetti musicali con i miei brani. E Terza Pagina Magazine è una radio che mi segue da un po' di tempo e ha seguito questo mio lavoro. Il 31 dicembre c'è stata la premiazione a livello nazionale a Roma, all'Officina Pasolini, e hanno premiato 16 videoclip indie, indipendenti, perché io mi sono autoprodotta. E tra questi videoclip c'è anche il mio, uno dei miei videoclip è Un amour de pluie, un amore di pioggia. E per me è stata tanto una situazione insperata, perché Terza Pagina Magazine mi ha avvertito pochi giorni prima di questo premio ed è stata un'emozione. Veramente io non mi aspettavo che fosse visto, apprezzato così tanto da ricevere un premio. Poi sono stati proiettati tutti su un grande schermo, per cui è stata veramente un'emozione, sì. Io di questi videoclip, perdona. In questo periodo. Sì, veramente, non sono quelle. Vinto un premio per la tua siloge Tra cielo e mare. Sì, anche io questo non so bene cosa devo pensare, perché queste settimane sono così piene di cose belle. Sì, sono entrata nella rosa dei finalisti del concorso Agenda dei Poeti di Milano e quindi domenica consegneranno questa menzione d'onore ai finalisti per questo mio primo libro di poesie. Sono esatto. Veramente molto contenta e orgogliosa in qualche modo di aver conosciuto e braccato subito Silvia Pasolini, perché il suo libro mi ha entusiasmata. Torniamo a parlare però per un istante di Casa Saremo Writers 2024, senza dimenticarci di salutare Alessandro Scarnecchia, collaboratore e amico di SBS Senza Barcode, di Silvia Francibane, direttore di Terza Pagina Magazine. Tornando a Casa Saremo Writers, il tuo riconoscimento è sicuramente notevole, abbiamo detto, si somma ai molti altri che sta ricevendo. In che modo pensi che questa esperienza, se influirà nella tua carriera e nel tuo essere artista? Da una parte sicuramente influenza il fatto di pensare di avere un po' di visibilità e di raggiungere dei lettori, perché secondo me quando uno crea è importante avere qualcuno che condivide con la propria declinazione quello che tu stai raccontando. È come un cuoco, prepara un piatto, lui lo assaggia, secondo lui va bene dopo tanti esperimenti, però ha bisogno di qualcuno che ne goda e io penso che la lettura, sia essa di prosa o di poesia, sia esattamente la stessa cosa. Quindi da una parte io spero di aumentare un po' il mio pubblico, qualcuno che si avvicini, soprattutto a queste poesie, come hai detto tu giustamente inizialmente, di nicchia, perché sono in rima, anche se cercano di essere moderne nel loro modo di essere. Dall'altra parte, non lo so, penso che abbia anche un effetto su di me come persona, nel senso pensare di essere selezionato in una vetrina così importante mi ha dato ho coraggio, ecco, questo sicuramente, al di là del piacere di essere selezionata e pensare allora che quello che io ho scritto possa avere un valore da condividere. Allora, io ne sono convinta e tante congratulazioni Silvia, che troviamo anche ai mercatini di Natale organizzati dall'associazione Il Bagato, dove SBS Senza Barcode hanno un loro stand. Ci sarà anche il libro di Silvia, ogni tanto verrà a fare una capatina. In ogni caso ci vediamo a Sanremo, sarà un piacere. Grazie a Silvia Frangipane. Grazie Sheila, grazie per la tua presenza continua. E grazie agli ascoltatori.